Un altro caso interessante è il caso della centrale di Civitavecchia. Civitavecchia è una delle 10 centrali finanziate del PNRR per fare la transizione dal carbone al gas. Scusa, dal carbone al gas? Perché il gas era entrato nella tassonomia delle rinnovabili. E tra l'altro è uscito un paper un mesetto fa, di un scienziato di Cornell che ha mostrato per la prima volta che il gas è più inquinante del carbone. Se consideri tutta la filiera e tutti i gas clima alteranti, non solo la CO2, è peggio. Quindi capire, cioè, vabbè. Una transizione ecologica. Loro hanno detto, ma che gas? Facciamo l'eolico offshore. Sono andati al ministro, che non mi ricordo più chi fosse, non mi ricordo qual era il governo. Il ministro, la ministra, dice, ah sì, fateci il piano. No, fate. Si sono messi lì, hanno lavorato sindacati, imprese, cittadini, fisici, climatologi, e hanno costruito un piano con transizione ecologica, transizione occupazionale. Quindi hanno fatto un piano, un assemblaggio sociotecnico, e il ministero l'ha passato. Questo è un altro caso interessante. Guarda, per l'Inghilterra c'è tutto questo movimento delle transition town, mi fa venire in mente, perché qua non hanno mai attecchito? Qua ci sono degli scogli burocratici, politici, che non hanno mai aiutato, perché comunque è un processo complicato, complesso, che parte dal basso, ma poi ha bisogno di interfacciarsi con la politica. E qua forse la politica è sempre stata un po' troppo sorda a queste richieste. Questo qua, che la politica sia uno dei problemi, l'abbiamo. Per quello che io sono convinto che vada, che questo nodo vada affrontato. La crisi un po' di barca è che anche interessante, cioè se la politica è così ferma, la mobilitazione molto trasversale a geometria variabile di attori politici e sociali insieme in qualche modo riesce a smuoverla, un po' a livello locale. Però devi avere una capacità di pressione, cioè devi portarti dietro comunque le robe che contano. Che è un po' la cosa difficile in quel paese qui, come dice Landini, poi c'è veramente un po' un muro. È un paese, sì, da questo punto di vista anche senza borghesia. Un paese senza una borghesia illuminata, senza una borghesia un po' radicale. Senza una borghesia illuminata, perché sì. Borghesia c'è. Sì, c'è la borghesia ladrona. E quindi sì, diciamo, come cifra generale, ripartire dai margini. Questo è fondamentale, cioè tutto quello che è margine. Essere riflessivamente consapevoli del fatto che se tu hai un po' di potere, questo potere lo devi mettere a repentaglio, creando ponti e roba, cioè questa roba devi fare. A tutti i livelli a cui uno può farlo, c'è chi lo può fare nel piccolo, chi lo può fare un po' più grande, dentro una scuola, dentro un asilo, dentro un'università, dentro una fondazione, dentro un'impresa. Questa roba qui è cruciale. Lavorare un po' a geometria variabile, quindi essere laici nella tessitura delle alleanze, generano quegli effetti. A loro cosa diciamo? Loro vanno bene così, diciamo. Loro vanno bene così. E poi, appunto, non abituarsi al fallimento. Ecco, una cosa che direi a loro, cioè a chi vuole, se qualcuno vuole provare a fare qualcosa di collettivo, è sapere che non ci riuscirà. Sì, però no, cioè, stai lavorando con un secchio d'acqua e un po' di vivaio in un terreno dove c'è caduta una bomba atomica. Però questo non vuol dire le cose possano nascere, possano crescere, si possano fare, trovare altri con cui farle, stare bene nel farlo. Un'altra cosa fondamentale è la felicità, questa roba è fondamentale. Poi si sta bene, devi stare bene tu e devi, quando le fai, dare qualcosa agli altri, cioè gli altri devono andarsene a casa con qualcosa in più. Questo è cruciale. E poi sì, appunto il tema della politica lì è, appunto, si torna sempre lì, però può essere fatto in diversi modi, certamente. Uno può fare un percorso e diventare assessore, un altro può fare un percorso e fondare un partito, un altro può fare un percorso e mettere in rete tante associazioni che al momento delle elezioni dicono, guarda, noi questo è il nostro pacchetto, noi vogliamo spazi pubblici, vogliamo biblioteche multifunzionali, vogliamo la pedonazione, questa, vogliamo i parchi, vogliamo questa roba qua, questa roba me la dai, è scritta nel programma, i miei voti arrivano, i voti noi, N.000, arrivano, se no non arrivano. Così si faceva negli anni 70, questa roba si chiamava scambio politico. Ed è quello che fa la politica con senso verso le risorse. Però per fare questa roba qua devi mobilitare. Non essendoci più le strutture intermedie, questa capacità di mobilitazione è venuta meno. Cioè, per mobilitare, visto che ormai in questa situazione ci siamo, perché la necessità è importante per smuovere qualcosa, l'abbiamo detto prima, e alla sorgente di molte iniziative. E dall'altro lato c'è il desiderio, che io sono d'accordo con lei, che il desiderio è fondamentale. E io tra l'altro ho fatto un mese a Ostana, proprio sono stata nel mezzo di una
comunità che comunque in cui stai bene, proprio. Cioè, sicuramente c'è tutta la teoria dietro, però poi ci stai bene, la gente se ci sta è perché stai bene. Lì stai da Dio proprio, altro che. E però è una cooperativa che gestisce un centro polifunzionale. Ostana è un paese. È un paese davanti al Monviso, proprio. Sì, 20-30 anni fa aveva 7 residenti fissi, stabili, stava morendo. E poi un gruppo di persone, quindi il sindaco Giacomo Lombardo e un gruppo di persone ex ostanesi, si sono promessi, la promessa di futuro, di riabitare Ostana. E 20 anni, ci ha messo. In modo sociotecnico, cioè vai, prendi finanziamenti, costruisci, lavori col Politecnico, Antonio De Rossi è l'architetto di Ostana. Quindi vedete, sono proprio saperi sociotecnici, cioè Ostana che dalla Valle Po va al Poli di Torino, vede Antonio De Rossi che è architetto di montagna, costruiscono sta roba, che costruiscono il paese nella sua dimensione fisica, innervandolo sulla progettualità delle persone. Cioè, ci sono i Marlene Kunz, il centro, perché c'era un gruppo che voleva fare quella roba lì, c'è la cooperativa di comunità Viso a Viso, c'è un'agricoltrice da cui la comunità compra le cose, per cui lei si mantiene, la promessa di stai qua, vieni qua, il reddito te lo garantiamo noi perché compriamo da te, ecco. Ed è un posto come alcuni, non so, tantissimi, ci sono alcuni posti in giro, diciamo, tra le, nelle aree interne, appunto, le mie care aree interne, che fanno questa roba qua. Sì. Però il fatto è che alla fine sicuramente, appunto, c'è questo aspetto di desiderio che viene soddisfatto, cioè in cui si sta bene e non c'è solo la teoria, perché oggettivamente negli anni 70 c'è quello che si è fatto, probabilmente io non c'ero, però il fatto è che ovviamente questi movimenti erano diventati molto teorici, cioè la teoria portata agli estremi livelli, e poi c'è stata una deviazione che poi col 77 ha iniziato a prevalere anche un tipo di divertimento fino a se stesso, in cui ci si è deviati un po' anche dal fatto della politica di per sé. E io trovo che da lì ci sia stato alla fine una svolta, per cui adesso spesso questo aspetto prevale sugli altri, cioè comunque noi, quello che non è nel nostro perimetro di studi, di lavoro, di cose che ci sono imposte dall'esterno, alla fine spesso non lo mettiamo perché ci aspettiamo da questi gruppi solo l'intrattenimento e basta. E quindi, cioè, mi chiedo, cosa dobbiamo fare? Cioè, dobbiamo creare più momenti di, diciamo, di scambio che sia produttivo, che non sia solo passivo. E alla fine come fai a rendere attrattiva una serata di lettura, di qualcosa che ti può dare, o corso di formazione su quello o quell'altro? Cioè, alla fine ci ride in faccia la gente se fa delle esperienze del genere, perché si aspetta comunque sempre altro, il divertimento. Io penso che sia un motivo per riunirsi, quello lo è senza dubbio, però come fare a mettere quel plus che ti manca per avere un risultato concreto? Cioè, me lo chiedo perché anche io non so come farlo. E come fare a ricevere qualcosa in cambio? Sì, un po', appunto, avere qualcosa in cambio, un po', appunto, costruire le condizioni per fare insieme piuttosto che parlare, cioè, nel senso, cioè la lettura magari è una cosa che interessa a un certo tipo di persone che hanno certi percorsi più intellettualistici, che vanno bene, che però ad altre persone magari non interessano. Tanto bisognerebbe chiedere a loro, e spesso sono più percorsi basati sul fare, so, pensiamo, ecco, devo fare questo esempio, poi mi era sfuggito di mente, un bel esempio di, che va in questa direzione, è il film di Ken Loach, no? The Old Oak va, fa vedere un po' quella roba lì, no? Cioè, siamo nel nord dell'Inghilterra, territorio, paesi deindustrializzati, declino economico, persone disperate, case che non valgono più nulla, disoccupazione, infrastrutture assenti, disperazione, assenza di futuro. Arriva un gruppo di rifugiati siriani, arriva nel senso che viene mandato, no, dal governo centrale senza nessun tipo di preavviso di quel territorio, ovviamente conflitto, chiaramente, no? Noi siamo poveri, non abbiamo niente, ci mandi questi che voglio dire, no? Cose che ci sono note. Le cose cominciano a cambiare quando il proprietario del pub, di Murdoch, apre un suo spazio, il retro di questo pub, e lo mette a disposizione delle persone per cucinare insieme. Cioè, cucinare insieme. Allora, il fare, no? Il corpo fa. Fatemela dire in modo un po'... Togliere il logos. Leviamo il logos. Creiamo artefatti, assemblaggi, infrastrutture, mobilitanti che fanno fare alle persone delle cose, anche senza parlare troppo. Quindi tecnologie non logocentriche. Diciamola così, visto che è tardi. In politica spesso invece ci va chi vuole andarci per parlare e per quello, no, basta. Una delle cose che proprio bisogna evitare è iniziare da quali sono i valori che condividiamo. Ma no,
quella roba lì è mortale, perché poi dietro i valori ci sono interessi, ci sono pulsioni. Poi i valori sono una roba che basta. I valori che vengono, se le cose si fanno bene insieme. Che è troppo profonda, cioè sì, che deriva dalla tua formazione familiare. Sì, cioè ma non... poi un'altra cosa molto interessante su cui si, secondo me, che ho visto emergere, su cui vorrebbe la pena lavorare, è la costruzione di spazi intergenerazionali, cioè in modo bene o male spontaneo, in varie SOMS, circoli operai, luoghi gestiti dalle generazioni dei nonni, diciamo così, stanno emergendo modelli di partecipazione e di governance anche intergenerazionali. E allora, quando succede come in barriera, come si chiama il circolo di amici, c'è questo spazio da così a così. Gli anziani continuano a esserci, che meno male che hanno un posto dove giocare a carte, ma il posto cambia funzioni, diventa multifunzionale, quindi lavorare sull'intergenerazionalità, ma anche sulla, diciamo, dimensione interetnica, interclasse. Quindi lavorare sulla gestione intergenerazionale degli spazi pubblici, di cui il paese è ricco in termini associativi, ma è povero in termini di uso di questi spazi.